vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Sono le parole che l'angelo rivolge ai pastori. Questa mattina io punto l'accento su una parola, oggi. Oggi vi è nato il Salvatore, oggi. È l'oggi di Dio. Oggi, se ascoltate la voce del Signore, non vogliate indurire i vostri cuori. È l'oggi di Dio. E commenta l'autore della lettera agli Ebrei: entriamo nell'oggi di Dio. Se dici oggi, e questo è il momento di Dio. Oggi io ti ho costituito, mio popolo, o Israele. Oggi è venuta per te la salvezza, l'oggi di Dio. Fratelli e sorelle, il Signore si chiama a guardare a Lui. Oggi, se ascoltate la voce del Signore, non vogliate indurire i vostri cuori, oggi. Non domani, non ieri, ma oggi. Oggi vi è nato il Salvatore. La salvezza è di oggi. Diceva Gesù a Zaccheo, oggi la salvezza è entrata in questa casa, oggi. Oggi Gesù è qui, nostro Salvatore. Egli viene a distruggere l'opera del maligno, viene a risolvere la nostra situazione, viene a distruggere il nostro peccato, oggi. Ed è in quest'oggi che dobbiamo entrare per avere la grazia del Salvatore. Non pensiamo ai nostri peccati passati, ce ne sono tanti. Non pensiamo ai peccati presenti, ce ne sono tanti. Non pensiamo ai peccati che possiamo commettere, ce ne saranno ancora tanti, ma abbiamo il Salvatore, colui che distrugge il peccato di ieri, il peccato di oggi e anche il peccato di domani, se noi siamo in Lui, se noi ci rivolgiamo in Lui, se noi ci riconciliamo con Lui. Perché, come dice l'Apostolo ai Romani, capitolo 5, se quando eravamo peccatori Dio ci ha riconciliati con sé, quanto più oggi ci riconcilierà con sé se veniamo a cadere nel peccato? Per cui il Signore in Cristo Gesù è la nostra riconciliazione. Cioè il Signore, Padre del Cielo, ci riconcilia in Cristo Gesù con sé. Oggi si è ascoltata la voce del Signore, riconciliamoci con Lui, lasciamoci purificare da Lui, lasciamo che la sua acqua lustrale scenda su di noi come segno della grazia divina ed entriamo nella gioia del suo riposo. Amen. Amen. O Dio eterno e onnipotente, Tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della Tua protezione in questo giorno a Te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della Tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a Te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Benedici, o Signore, questo sale, come ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'insidio del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen.
Su di voi verserò dell'acqua pura e sarete mondi da ogni vostra colpa e vi darò un cuore nuovo, dice il Signore. Ecco, l'acqua sgorgata dal Tempio Santo di Dio, a quanti è giunta quest'acqua portata alla salvezza? O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai emergere come primizie dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, in questo giorno a te consacrato, benedici questo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo del santo battesimo in cui nascemma vita nuova. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve un sogno, un angelo del Signore gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù, e infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, parola del Signore. La liturgia ci mette di fronte ad una figura gigantesca, meravigliosa, forse poco conosciuta o ancora da conoscere appieno, la figura di Giuseppe, di colui che rappresenta il Padre Eterno qua giù per Gesù e per Maria. Colui che assolve una grande missione, quella di essere il padre legale a tutti gli effetti, di fronte a Dio, di fronte agli uomini, di fronte al mondo. Lui il custode di Gesù, lui lo sposo intemerato di Maria, che deve custodire e tutelare la santità della madre del Verbo incarnato. Una figura umile e grande,
che dobbiamo contemplare questa mattina nella sua angoscia, perché anche noi possiamo trovarci nella situazione di Giuseppe per tutt'altri motivi, ma sempre angoscianti, e non abbiamo che rivolgerci, ma è allora che Dio ci viene incontro, come venne incontro a Giuseppe. Giuseppe era sposo di Maria, perché il fidanzamento aveva valore di matrimonio davanti alla legge. La convivenza che veniva dopo 6 mesi sanciva il matrimonio come patto nuziale. E in questo momento che avviene l'incarnazione del Verbo, l'angelo si presenta a Maria, annuncia il grande evento, Maria chiede spiegazioni e l'angelo dice non temere, perché colui che nasce da te è opera dello Spirito Santo. Piega la testa e dice si faccia secondo quanto tu hai detto. E in quel momento il Verbo di Dio si fa carne in Maria. L'angelo parte e il Verbo di Dio rimane in mezzo a noi. Dio scende sulla terra e già nel grembo di Maria. Giuseppe è ignaro di quanto è avvenuto, ma ben si accorge che Maria è incinta ed è Maria stessa a confidare a Giuseppe quello che è avvenuto. Di qui il turbamento di Giuseppe. Come mai? Quest'angelo che viene a dare questo annunzio, come è avvenuto questo? Il dubbio tormenta il cuore di Giuseppe. Io, la mia famiglia, la famiglia anche di Maria, come è avvenuto questo fatto misterioso? Il dubbio attanaglia il cuore del grande patriarca San Giuseppe. Non sa spiegarsi. Sa che Maria è santa, Maria è intemerata, ma Maria è incinta. Porta in grembo un figlio. E si dice che viene da Dio, ma come è avvenuto questo? E poi, qui c'è un mistero. Come posso entrare nel mistero di Dio? Come posso appropriarmi di questo figlio se non è mio? Come posso imporgli il mio nome, il nome del mio casato, a questo figlio che non è mio? Per me non è legittimo. Cosa farò? Denuncierò Maria, ma non conviene, perché la esporrei all'udibrio della gente. La licenzierò in segreto. Io mi trarrò indietro di fronte a questo mistero. Non c'è altra via da seguire. Il suo cuore è turbato. E Dio interviene. Nella notte l'angelo Gabriele compare a Giuseppe e dice: Giuseppe. Figlio di Davide, lo chiama con il nome proprio, ma dà l'appellativo onorifico. Figlio di David, discendente di David, erede delle promesse, erede di quella grande promessa del Salvatore, perché dalla stirpe di David sarebbe nato il Messia e il tempo era venuto. Giuseppe, figlio di David, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Puoi instaurare la convivenza con colei che è sposato,
e non temere, perché quello che hai generato in lei viene dallo Spirito Santo. Erano le parole che Maria aveva detto a Giuseppe. Quel che è nato in me non è opera dell'uomo, è opera dello Spirito Santo. È il Figlio di Dio che viene a incarnarsi in me per opera dello Spirito. E la stessa cosa ripete qui l'angelo a Giuseppe. Quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Prendi la tua sposa, essa partorirà un figlio, però sarai tu, padre, a imporre il nome. Devi riconoscere per tuo, di fronte alla legge, di fronte agli uomini, tu imporrai il nome. Imporre il nome è la dichiarazione di paternità. Questo è mio figlio, di fronte alla legge. Ed egli così sarà iscritto all'anagrafe come il figlio di Giuseppe di Nazareth. E gli uomini lo saluteranno come figlio di Giuseppe, e in verità è figlio di Dio. Ed è soltanto che Giuseppe qui fa le veci di Dio, rappresenta Dio davanti alla legge, davanti agli uomini, è il custode di questo figlio, l'allevatore di questo figlio, è il custode intemerato della sposa che Dio gli ha dato, Maria. Tu lo chiamerai Gesù, e Dio stesso che suggerisce il nome di Yahvé salva, è il Salvatore, egli infatti salverà il popolo dai suoi peccati. Gesù è il Salvatore degli uomini, ma è Giuseppe che imporrà il nome della salvezza, il nome di Gesù, perché quel figlio, nato per opera dello Spirito in Maria, quel figlio di Dio è la salvezza del mondo. Sarai però tu a dargli questo nome, sarai tu il padre di fronte a tutti gli uomini che quel bambino è Gesù il Salvatore. Giuseppe crede alla parola dell'angelo e prende Maria sua sposa e attende che si compiano gli eventi. Da questo momento Giuseppe entra nel mistero del Verbo incarnato e a parte del grande mistero e pertanto della sofferenza di Gesù, della sofferenza di Maria, perché la redenzione avviene nella sofferenza. Non dobbiamo dimenticarlo, fratelli e sorelle, il mistero della sofferenza. E la sofferenza, come dice l'Apostolo Pietro nella sua lettera, il segno che siamo nel mistero pasquale, il segno che siamo in Cristo. Ed è il segno sicuro della gloria, della nostra elezione alla gloria eterna. Per cui di fronte alla sofferenza dobbiamo avere l'animo fermo, come siamo partecipi nel mistero pasquale delle sofferenze di Cristo, così abbiamo la caparra, i segni in mano, la caparra in mano, il documento in mano, che siamo degli eletti alla gloria, partecipi della resurrezione e della gloria del Salvatore. Ed è per questo che la sofferenza è motivo di gioia, motivo di sicurezza per noi. Siamo di Dio. Non può non essere di Dio chi soffre per Lui. Non può essere lontano da Dio, perché Dio soffre in Lui, la sua sorte è sicura, perché è la sorte di colui che soffre in noi e che un giorno ci renderà partecipi della sua gloria.
Questo voglio dirlo a voi, carissimi fratelli e sorelle. Da ora in poi Giuseppe passerà i grandi guai, perché l'essere entrato nel mistero pasquale di Cristo comporta per lui una sofferenza enorme. Ecco, Giuseppe prende con sé Maria. I guai di Giuseppe nell'affrontare l'opinione pubblica, prima quella della propria famiglia e proprio poi quella della famiglia di Maria, Anna, Gioacchino. Affrontare la sofferenza dell'ambiente, di chi è questo figlio? Egli nel silenzio risponde, tace. Egli sa il mistero di Dio e tace, ma il suo cuore soffre. Ed ecco Giuseppe che continua il suo cammino di sofferenza accanto a Maria, associata a lei, a lui, nella sofferenza, accanto a Cristo che è venuto per offrire il suo corpo per la redenzione nostra. Eccolo in viaggio verso Betlemme. E obbediente a Dio, è l'uomo giusto, l'uomo che è celebrato per la sua santità, l'uomo giusto, lo dice la Scrittura, essendo giusto. Quest'uomo obbedisce alla legge umana, perché sa che quell'obbedienza alla legge umana rientra nel mistero di Dio. Non si sottrae come avrebbe potuto sottrarsi. E va con Maria, in quelle condizioni in cui si trova Maria, va a Betlemme, affronta un viaggio di 120 chilometri tra Nazareth e Betlemme, a piedi o con l'asinello, portando con sé Maria. Egli sa che il figlio di Dio deve nascere a Betlemme, secondo il profeta, e tu Betlemme, Efrata. Non sei la più piccola tra le città di Giuda, perché da te uscirà il Salvatore. E Giuseppe, obbedendo a Dio, parte per Betlemme. Quanta sofferenza in Giuseppe quando vede le porte chiuse e lo stato di Maria. Le porte sono chiuse. I parenti non vogliono ricevere Maria. Quel figlio e di dubbia origine, già sono avvertiti. Poi Betlemme rigurgita di tanta gente che è della stirpe di David. Tutte le porte sono chiuse, anche il cielo è chiuso. Giuseppe invoca il padre, questo è tuo figlio, questa è la madre di tuo figlio, provvedi tu. Ma Dio non ci sente. Ecco come tratta Giuseppe, come tratta Maria. Noi che ci lamentiamo, quando nelle nostre angosce chiediamo aiuto a Dio, e Dio chiude gli occhi, chiude le orecchie. Noi non ci ribelliamo, ci ribelliamo a Lui, ma Giuseppe non si ribella a Lui. Pur avendo tutto il diritto, diciamo, pensando alla maniera umana, tutto il diritto di chiedere a Dio che provvedesse a suo figlio, se veramente questo è il suo figlio, che provvedesse a Maria in quelle condizioni, se veramente era opera dello Spirito Santo, che provvedesse a lui, che aveva tutto così il peso della situazione e non c'entrava, era stato preso di peso a risolvere la situazione che lui non aveva creato. Ma i cieli sono chiusi, Dio in apparenza non sente, perché si debbono compiere i misteri di Dio, quello che Dio aveva stabilito e che Giuseppe non percepiva in quel momento, si deve compiere. Questo viene anche per noi. Tante volte Dio compie il suo disegno per noi, noi ci ribelliamo,
perché non conosciamo il disegno di Dio, ma il disegno di Dio deve compiersi per il nostro bene e per la sua gloria. E il bambino nasce in una grotta, nasce in un casolare di campagna, nel silenzio assoluto, nella notte buia. Nessuno mai è nato al mondo come il figlio di Dio. E certamente Giuseppe soffre per quella situazione, è quasi sconfitto, quasi abbandonato da Dio e dagli uomini, lasciato solo in quella situazione. Quante volte noi ci sentiamo soli, in situazioni disperate, ma Dio veglia su di noi, ecco un spiraglio di luce. In lontananza si sente il canto degli angeli a mezzanotte. E i pastori vengono e si prostrano e riconoscono che quel primo bambino è il figlio di Dio, il Salvatore. Annunciano quanto gli angeli hanno detto, ma già l'eco degli angeli si ode nella notte sulla grotta. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini che Dio ama. È un spiraglio di luce, un conforto per Giuseppe, ma i guai non finiscono qui, ricominciano. Ripercorriamo così brevemente tutta la storia dell'infanzia di Gesù. Viene portato, secondo la legge, a Gerusalemme. Simeone lo riconosce, figlio di Dio, la luce del mondo. Ma dice a Maria, sua madre, la spada ti travigerà il cuore, questo figlio è sì risurrezione, ma anche rovina di morte in Israele. E subito deve correre, deve fuggire. Erode cerca morte il bambino. E Giuseppe deve armare l'asinello e deve fuggire con Maria, col bambino, in una terra nuova, va in esilio. E dimora in Egitto per 7 anni, straniero. Figuratevi i disagi del viaggio, i disagi della dimora in terra straniera, con quel bambino. I guai cominciano appunto perché è entrato nel mistero pasquale, nel mistero di Cristo. E sta 7 anni in esilio, e poi ritorna. Non deve tornare a Betlehem, deve andare a Nazareth. Ed obbedisce Giuseppe, si stabilisce a Nazareth, dove i nazaretani non sono proclivi a ricevere Giuseppe e Maria e quel bambino. E gli dice, passa tutta la vita, passa la vita nella bottega, lavorando giorno dopo giorno per nutrire la sposa, per nutrire il bambino. Ecco Giuseppe, che nel silenzio soffre, ma per questo è grande. Grande per la missione che gli compie, perché egli alleva il bambino, lo istruisce. Egli esercita la sua autorità su quel bambino, che è figlio di Dio, ma davanti agli uomini è figlio suo, e lo presenta al mondo come il figlio di Dio e il figlio di Giuseppe. Fratelli e sorelle, anche noi entriamo nel mistero pasquale se apparteniamo a Cristo. Ce lo dice, come accennavo, l'Apostolo Pietro nel capitolo 3 della prima lettera. Ma l'Apostolo ci dice, godete, godete, quando soffrite, perché avete i segni in mano, i segni sicuri della vostra elezione alla gloria, della vostra partecipazione alla risurrezione. Guai se non ci fossero questi segni. Fratelli e sorelle, davanti al dolore non dobbiamo indietreggiare, davanti alle prove di Dio non dobbiamo indietreggiare, e neanche dobbiamo tacciare Dio di insensibilità, quasi di assenza
da noi. Dio è presente nella nostra vita. Io mi rivolgo a voi sofferenti, a voi malati, a voi che subite le persecuzioni, a voi disagiati, a voi che vi trovate in grande penuria e in grandi angustie. Guardate Giuseppe, guardate Maria, guardate Gesù. Guardate a questa triade santa sulla terra ed entrate anche voi nel mistero pasquale, perché nel mistero pasquale la nostra salvezza. Non abbiamo qui una città terrena da abitare e dove stare per sempre, noi cerchiamo una città futura. Siamo pellegrini in questo mondo, siamo esuli e migriamo verso l'eternità, dove ci troveremo per sempre nella gioia della risurrezione. Il Signore ci dice ancora un poco, e beate voi se soffrite, ancora un poco. Però ci sono degli spazi di gioia nella nostra vita. Ci sono gli spazi della presenza di Dio. La presenza di Dio è nella vita di Giuseppe. Dio tante volte si manifesta a Giuseppe. È Lui che dà gli ordini di partenza. È Lui che viene riconosciuto come padre di quel bambino, come sposo di Maria dal Padre Eterno. È Lui che lo rappresenta qui sulla terra. E poi c'è Gesù. Gesù vicino a Lui. Gesù che lo consola. Gesù che lo guarda. Gesù che lo conforta. Alla presenza di Gesù nella sofferenza. Anche noi, fratelli e Giuseppe e sorelle, abbiamo Gesù con noi. Gesù non è lontano da noi. È Lui che soffre in noi. Non è Dio assente. Dio è Emanuele. Dio con noi, cammina con noi, entrando nel mistero pasquale, noi abbiamo Dio con noi, e abbiamo con noi colui che ci salva, colui che ci guida, colui che ci dà la vita. E allora ancora un poco e vedremo, ancora un poco e vedrete, vedrete la gloria del Signore, e intanto confortiamoci, stiamoci avvicinandoci alla nascita di Gesù. Prepariamoci al suo Natale, che per noi è un Natale di riconciliazione totale con Dio. La porta santa si aprirà. La porta santa è Cristo Gesù, perché è Lui che avviene la riconciliazione con Dio. La riconciliazione con il mondo, la riconciliazione con noi stessi, la riconciliazione con i nostri fratelli, in Lui che noi siamo ricostruiti. Celebriamo così questo Santo Natale, che è un Natale diverso dagli altri, perché è il Natale in cui inizia il grande perdono, inizia il grande giubileo. Entriamo nella festa del Natale, non con una mentalità umana, ma una mentalità cristiana, e viviamo il Santo Natale quest'anno cristianamente, nell'amore per Dio, nel perdono da chiedere a Lui per i peccati, nel perdono da dare a tutti i nostri fratelli e nell'accettazione piena della volontà di Dio, perché la volontà di Dio è la nostra salvezza, la nostra gioia nel tempo del nostro pellegrinaggio. Amen. Signore, Tu ci hai detto per mezzo dell'Apostolo, godete quando inciderete, cioè cadrete nelle grandi tribolazioni. Signore, è difficile questa gioia nella tribolazione, ma Ti chiediamo quella gioia intima e profonda che ci viene dall'accettazione della Tua volontà. Ti offriamo intanto, Signore, tutte le nostre sofferenze, che sono i segni del Tuo amore e della gloria futura. Ti presentiamo, Signore, tutte le nostre malattie, perché uno sprazzo di luce scende su di noi, un momento di tregua si è dato a noi, il momento della Tua presenza nella nostra sofferenza. Signore Gesù, mentre Ti offriamo tutti i nostri dolori, tutte le nostre malattie, invochiamo il Tuo santissimo nome, il nome di Gesù che salvezza, in nome di colui
che è il medico delle anime e dei corpi. O Gesù, invochiamo il tuo nome sui nostri dolori, sulle nostre sofferenze, sulle nostre angustie. Porta su di noi la tua salvezza. Tu sei la nostra salvezza, Signore Gesù. Gesù, 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 noi invochiamo il tuo nome. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco, è il volto dell'amore, è il volto del Salvatore, guardami, Signore Gesù, il tuo sguardo penetra dentro di me e mi dia pace, gioia, serenità, guardami, Gesù, perdona il mio peccato e salvami, guardami, Gesù, come guardasti Pietro,
come guardasti Zaccheo, come guardasti la Maddalena. Guardami Gesù, guardami Gesù e salvami. Io sopporto il tuo sguardo Gesù, perché ti amo. Guardami Gesù, il tuo sguardo è luce, il tuo sguardo è amore, il tuo sguardo è salvezza, il tuo sguardo non è condanna. Donna, nessuno ti ha condannato, neanche io ti condanno. Vai in pace. Amen. Guardami, Gesù, guardami, Gesù, guardami, Gesù, guardami, Gesù. Venite fuori, venite a me, voi tutti affaticati e stanchi. Venite a me voi tutti ed entrate per la porta nel mio regno, che è il regno di salvezza, di luce, di pace. Venite a me, io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Venite a me, io sono la porta. Chi entra per me troverà la salvezza. Grazie Signore Gesù, noi vogliamo venire a te questa mattina, vogliamo entrare nella porta santa che sei tu e trovare la salvezza. Tu sei la nostra salvezza, tu sei la nostra gioia, tu sei la nostra vita. Adesso crediamo che tu sei la via, la verità e la vita. Amen. Amen.